ancora del piano di riordino ospedaliero. È stata firmata oggi dalla ASL la delibera per la trasformazione dell'ospedale di Mottola in polo di riabilitazione. Oggi c'è stato un incontro voluto da Sinistra Ecologia e Libertà. Gli esponenti politici dicono si sta facendo solo confusione e ovviamente inutili polemiche. I rappresentanti provinciali ionici di Sinistra Ecologia e Libertà, il partito del governatore, fanno chiarezza sulla vicenda ospedali di Mottola e Massafra. Non si chiude ma si riqualifica, questo lo slogan. È intervenuto l'assessore provinciale Gentile, il quale ha mostrato anche una delibera della ASL di Taranto datata 30 dicembre numero 1104, che ha come oggetto il progetto Fenice, una proposta di sperimentazione gestionale per il presidio ospedaliero di Mottola, ovvero ecco, il cosiddetto polo di riabilitazione di cui si parla tanto. Una giornata molto importante per le cittadine e i cittadini di Mottola. Oggi l'ASL fa proprio quello che era un progetto che noi già tutti conoscevamo e di concerto con la Regione Puglia mette nero su bianco. Quindi a giorni avremo la delibera della Regione Puglia che recepisce questo e potremo procedere al bando. Quindi Mottola non chiude, ma avrà finalmente, lo dico perché nel 2004 era stato chiuso l'ospedale nel silenzio generale, scuso noi, avrà finalmente il polo riabilitativo. Voglio approfittare della vostra telecamera anche per tranquillizzare i cittadini. In questi giorni si era parlato di chiusura totale, non si potevano fare le analisi, non si potevano fare le radiografie, questo era falso già senza questa delibera, perché si sopprimevano i 20 posti letto di lungo degenza operativa, mentre tutta la medicina territoriale, abbiamo avuto ampie garanzie del management e soprattutto l'assessore Fiori, verranno non solo continuate ad erogare le prestazioni, ma addirittura saranno potenziate. Quindi stiano tranquilli i cittadini mottolesi, passino un buon fine anno, perché il 1° gennaio non si chiuderà un bel nulla, ma addirittura verrà potenziata, riqualificata, finalmente, aggiungo io, e grazie al governatore della Regione Puglia, Michi Vendola, l'ospedale di Mottola.